nonna ci presenta ieri, oggi e domani. Vi state chiedendo il perché di questo titolo? Semplice! Sì, semplice. Un po' di noi prima del Covid, un po' di noi al tempo della DAD e un po' di noi come saremo domani. Sì, domani. Come saremo domani? Chissà. Come eravamo piccoli! Sembra che sia passato un secolo. Ma vediamo ad oggi. Caro, si fa per dire, Covid, non sei riuscito a fermarci. Guarda un po'. Una notizia sola, che dal giorno dopo le scuole erano chiuse e io tutto quando avevo il compito di inglese, e i primi 10 giorni, che felicità, stare chiusi in casa con mamma e con papà, fare la bandiera, cantare sul balcone e con qualche prof fare la video lezione. Ma dopo 10 giorni mi ero già stancato, chiuso dentro casa non ci sono abituato, mi mancano i compagni e anche i professori, perché stare a scuola sono più gioie che dolori. E ora che sappiamo che non è solo un raffreddore, guardi i miei compagni e faccio il conto delle ore. L'estate passerà, si avvicina a settembre, tornare tutti a scuola è una speranza più grande. Pensa, niente scuole, niente libri, niente maestri, ci divertiremo da matti. In realtà ora mi manca la scuola. Buongiorno a tutti, siamo nel 2020 ed è un periodo infernale. In giro c'è il coronavirus. Io paragono questo periodo a una partita di calcio, ma che durerà di più di 90 minuti. Io resto a casa, uniti ma lontani, andrà tutto bene. Questi sono gli slogan che lanciano sui social, quindi dico, vinciamo questa partita.
A leggere i nostri pensieri ci pensano certe canzoni che arrivano quando meno te l'aspetti, senza fare rumore, e all'improvviso dare intorno si tinge delle tue gioie, delle tue paure, delle tue insicurezze e delle tue mille sfaccettature. Perché la musica è questo, una voce che si adagia sul battito del tuo cuore e ha voglia di farlo sentire, per dopo perdersi lentamente lungo le sfumature dell'anima. In questo momento è tutto diverso. Abitudini, compagnie, emozioni. Ci sono vittime e c'è un nemico. Un nemico chiamato coronavirus. Siamo costretti a stare in casa perché fuori c'è tempesta. Una tempesta incontrollabile che ci tiene tutti lontani. C'è chi combatte in prima linea rischiando la propria vita. Restiamo tutti in casa. Ce la faremo. Balletto, vero Elena? Beh, a questo ci pensa Francesca. Thank you.
Mi un buon musicista tu vuoi diventare, tante scale e tanti arpeggi devi far, prendi fiato ed ogni nota limpida sarà, se dal petto e non dal naso ti uscirà. La vita mi prese sulle sue ali, mi portò in cima al monte del desiderio e mi disse di guardarmi alle spalle. Vidi una strana città da cui usciva un fumo cupo di varie sfumature e intravidi delle sembianze di uomini che si muovevano camminando mascherati e lontani, senza mai incontrarsi. Dopo un attimo di silenzio esclamai: «Cos'è quel che vedo, o vita?» E la vita mi rispose: «Quella è la città del passato. Guardala e medita». Vidi in un susseguirsi di immagini città deserte, scuole chiuse, ospedali affollati, dottori e infermieri con le ali che lavoravano alacremente, camion pieni di bare, chiese, moschee, sinagoghe senza fedeli, cimiteri affollati, e si udivano pianti provenienti da lontano. Mi sentivo fragile e solo. Poi la vita con un cenno mi disse: «Seguimi, abbiamo indugiato qui troppo a lungo». Ed io risposi: «Vita, dove stiamo andando?» Lei aggiunse: «Stiamo andando verso la città del futuro». Ed io: «Sono stanca, lasciami guarire qui le mie ferite. Non ho la forza di ricominciare». Allora la vita mi prese sulle sue ali e mi portò sulla montagna della speranza e disse: «Contemplare la città del passato è follia. Guarda la città del futuro, ti sta aspettando». Fu allora che vidi tanta gente che scendeva per strada e si abbracciava, bambini che giocavano nel verde di una natura incontaminata, ragazzi che con lo zaino sulle spalle si camminavano tutti insieme, felici, verso le loro scuole, dove entravano e facevano un grande giro tondo con i loro insegnanti. Vidi tanta gioia, amore e fratellanza. All'improvviso udì un suono di campane in lontananza. Mi sveglio. No, non sono campane. È la sveglia. Sono le 8:10. Mamma mi chiama. Forza, svegliati. Devi lavarti, vestirti, fare colazione. Alle 9 è la tua prima lezione su Zoom. E io, sorridendo, comincio a cantare a differenza delle altre mattine. Mi sento diversa, sono diversa, sono piena di speranza. Tutto passerà e sarà come prima. Che dico, meglio di prima. Basta crederci. Basta crederci. Basta crederci. Basta crederci. Dopo ogni tempesta c'è il sole, quindi tranquilli ragazzi. La scuola c'è, ci siamo. Ci siamo noi che stiamo organizzando tutto il futuro per voi. Quindi state tranquilli perché riprenderemo e riprenderemo meglio di prima. Contateci.